Erano da poco passate le ore 24. Emanuele Di Caterino si aggirava nei dintorni della posta comunale di Aversa, in una zona nota per la presenza del bar Le Bistrò, quando è stato pugnalato al cuore. Un colpo che gli è valsa la morte e che sta causando ancora tanto dolore. Diciamo, come ho detto prima, si è trovato nel momento sbagliato, al posto sbagliato. Non meritava quello che è successo. Cioè, rimarrà sempre con noi, anche se ora non c'è più. Per me ora mi sto rassegnando. Ora dobbiamo realizzare quello che è successo, perché tra le persone che diciamo se la fanno pure Le Bistrò, che escono là, era l'ultima persona che poteva immaginarti una cosa del genere, perché comunque ci sono molte persone che diciamo creano litigi, provocano, cioè lo cercano proprio, mentre lui era la persona, sai, quelle persone che mettono pace, non vogliono avere problemi, cercano di divertirsi con gli amici, danno la vita per gli amici e non se lo meritano. Secondo voi quale può essere la pista perseguibile dalle forze dell'ordine per arrivare alla verità? Secondo me la verità la sappiamo tutti qui, a partire dalle forze dell'ordine a finire a noi. E come dicevano, ci sono molte persone lì intorno che hanno, diciamo, gli uffici, i negozi lì, che dicono che quell'area era già, diciamo, segnalata da 1,5-2 anni, che non era un'area, diciamo, ottimale per la movida notturna. Per giro di droga, alcol, un po' di tutto. E diciamo che la forza dell'ordine hanno fatto poco e niente. Diciamo i falchi diciamo, c'è una passeggiata sul motorino, sulla moto, ma non facevano più di tanto. Diciamo che era stata una cosa, è stato un avvenimento comunque che ci ha scosso, perché non ci aspettavamo, come già detto. Diciamo, maggiormente è una disorganizzazione generale da parte anche delle forze dell'ordine e del comune, perché parliamoci chiaro, se il comune vuole evitare una cosa del genere non è che ci vuole molto a piazzare una pattuglia fissa. Una pattuglia fissa in ogni parte della movida di Aversa, dove comunque si sa, perché la polizia sa bene chi sono le persone che provocano e che creano i litigi, solo che giustamente non so il motivo per quale non prendono provvedimenti. La motivazione per cui è stato questo litigio, perché in poche parole c'erano questi ragazzi, diciamo, che stavano rompendo le telecamere. Allora c'è stato questo amico di questo Emanuele che ha detto: ragazzi, finita, per piacere. E loro si sono, diciamo, voltati in modo molto aggressivo: perché non li hai fatti tuoi, perché non li hai fatti tuoi. Diciamo, si è fatta questa rissa, però lui siccome era escluso da questa rissa. Successivamente, dopo questa rissa, a schiaffi, a pugni, c'è stato, diciamo, questo ragazzo allontanato da questo gruppo, si è avvicinato alla macchina, ha preso il coltello e loro hanno cominciato a scappare, ma siccome questo ragazzo era più veloce di Emanuele è l'ultimo a correre, è stata data una pugnalata dietro alla schiena, lui bloccato, lo prende per il collo e lo accoltella nel cuore. Cosa ne pensi di quello che è avvenuto stamattina? Beh, stamattina, diciamo, sono rimasto molto contrariato dalle parole che mi hanno detto i miei amici. Io non frequento una scuola dei dintorni, ma sto a Caserta, e quando ho saputo di Emanuele, beh, sono rimasto abbastanza male. Non lo conosco di persona, ma conosco le persone che ci sono vicino, e certamente non è un ragazzo che va a prendere i digi con gli altri elementi di Aversa. Che messaggio passa da una situazione simile? Passa per lo più Aversa come luogo di violenza, ma anche la gente che vi abita è molto contrariata. Ma noi, diciamo, siamo qui oggi per non per più una protesta, più per ricordare Emanuele, poi in settimana ci rifaremo sentire. Niente parole, nessuna parola, guarda. Qualcosa che ha scosso un paese intero? Sì. Tu lo conoscevi direttamente? Sì. Che tipo di persona era? Una persona ottima, buonissima, di cuore proprio. Cosa ne pensi di quello che è successo ieri sera ad Aversa? Penso che sia semplicemente la punta dell'iceberg di quello che succede ogni sabato e ogni domenica, perché le risse, i litigi ci sono sempre, praticamente ogni sabato e ogni domenica, ogni volta che si esce più tardi. Com'è possibile che una serata di divertimento si tramuti in un qualcosa di una tragedia immane? Secondo me dipende dalla mentalità malata che si ha in alcuni paesi, in alcune persone, e anche dal fatto che vendono molto liberamente alcol, anche i locali, che sia negli orari che non dovrebbero, sia chi non dovrebbero, come ad esempio i minorenni. Quindi dovrebbero essere aumentati i controlli nella zona? Certamente.
Perché non viene controllata molto quella zona, secondo te? Questo penso che bisognerebbe chiedere alle autorità. Siamo con uno degli esponenti del comitato Don Peppe Diana, Valerio Taglione. Cosa ne pensi di quello che è accaduto? Che messaggio passa da un avvenimento simile? Beh, oggi non è che ci sono grandi parole, c'è solamente un po' tristezza, mista rassegnazione, ma che non deve prevalere questa rassegnazione, bisogna fare di più, evidentemente dobbiamo trovare dei modi di comunicare, di riuscire a arrivare a tutti quanti, ai ragazzi soprattutto di questo territorio. Tanti sono stati i passi fatti in avanti, ma evidentemente ci siamo dimenticati dei giovani. I giovani devono essere di nuovo il riferimento importante di questo percorso di costruzione di comunità alternative alla camorra. Camorra intesa non più come semplicemente la camorra quella lì che si conosce, ma proprio come modello culturale che in qualche maniera è arrivato e ha colpito tutti quanti, anche i giovani di questo territorio. Bisogna fare di più, ci sentiamo responsabili noi adulti di quello che è accaduto ieri, che evidentemente non siamo stati attenti, non siamo stati bravi a trasmettere quello che diciamo nelle varie incontri, conferenze e quant'altro. C'era qualcuno che criticava le forze dell'ordine e i controlli che non sono stati effettuati? Oggi ho letto su Facebook forse una cosa più importante: non basteranno tante forze dell'ordine, migliaia di forze dell'ordine. Qui c'è bisogno di un esercito di insegnanti, di educatori, di testimoni che provano ad essere di riferimento per voi giovani, perché altrimenti non se ne esce. Grazie anche al rapporto con le forze dell'ordine, un'organizzazione in città che a me pare via tranquillità, via serenità, abbiamo procurato una serie di provvedimenti anche di ordinanza, che vanno, la presenza è stata anche della polizia municipale, perfetto, quando riguarda la controllo del territorio, il comitato di sicurezza, insomma si sta lavorando per rendere più, sempre più adeguata la città, dice anche l'intero territorio, insomma. Quindi c'è una voglia di esserci, una voglia di rappresentarci per quello che si è veramente in questo territorio, non penso più ad Aversa in esclusiva, un ambito territoriale molto vasto. I sindaci stanno dando un contributo straordinario, il prefetto e il questore sono sul pezzo tutti i giorni. Quindi noi non bisogna fare qualcosa in più? Bisogna fare sempre qualcosa in più. E cosa? E bisogna in qualche modo stare sul pezzo, verificare le criticità e far fronte con i mezzi che abbiamo e anche con quelli che non abbiamo. E credete che il territorio sia tranquillo, sia sicuro? Io penso proprio di sì. Sicuro? A Seggio ci sono le vie ricordi in altri posti della città, quanto è stare semplicemente a controllare, a guardare, ad interagire con le forze dell'ordine sul piano generale è una grande forza. L'abbiamo fatto da luglio, da giugno, abbiamo verificato anche in alcune postazioni la possibilità di esserci, di sanzionare allora quando è necessario, di controllare quando è opportuno. Forse il problema della movida, bisogna intervenire meglio. Ma io penso che la movida sia da ottimizzare come problema, nel senso che i controlli del territorio vanno verificati anche con mezzi tecnici, abbiamo la possibilità di spendere anche risorse di più Europa sul piano della ZTL, delle telecamere, della videosorveglianza, lo stiamo facendo, sì. Quanti più strumenti abbiamo, probabilmente più ottimizziamo questo tipo di dati. Però ad oggi, se dobbiamo insieme, non il sindaco, ma la comunità e anche le forze dell'ordine, affermare che c'è una crisi di sistema in città, questo non lo può dire nessuno. Va.
Thank you.